Buonasera a tutti quanti voi da Marco Ferrante, eccoci pronti per un'altra puntata di Marco Ferrante TV. Durante il ponte 2 giugno ho avuto il piacere di visitare il cosiddetto muretto di Alassio, ovvero questo muro molto piccolo formato da tantissime ceramiche autografate da personaggi famosi. Alassio è una ridente cittadina di Savona, della provincia di Savona, immersa nel paesaggio maestoso della Liguria, ricchissima di coste, ricchissima di vegetazione, ma anche di gente cordiale e di pura alimentazione mediterranea. L'idea di questo muretto fu di Mario Berrino, pittore, che voleva che gli ospiti del suo caffè, il Caffè Roma, autografassero queste ceramiche da incastonare in questo muretto. Muretto che è stato, dagli anni 50 in poi, il teatro di un concorso di bellezza molto famoso, il muretto di Alassio, che ha lanciato tantissime donne nel mondo dello spettacolo, tra cui Simona Ventura e Melissa Satta. Ma per noi radiofonici, Mario Berrino è stato un personaggio speciale, perché è stato il padre di Luisella Berrino, una signora molto cordiale, professionale, autoironica, gentile e appassionata di cultura e non solo, che per 40 anni e oltre ha animato una leggendaria stazione nazionale, ovvero Radio Monte Carlo, che negli anni 70 rappresentava per tantissimi giovani e di allora un'oasi di evasione, di divertimento, di ironia diversa dalla RAI istituzionale. Tra l'altro con Luisella, nello staff, nel primo staff con il quale Luisella ha lavorato, c'era un personaggio olandese, appassionato di rock, che dopo Monte Carlo ha girato praticamente le più importanti alle milanesi fino ad arrivare qui in Puglia a Conversano. Ho avuto modo di incontrarlo qualche anno fa durante una festa alle Cantemo di Lecce con il suo amico Fernando Proce, ma soprattutto ho avuto modo di intervistarlo quest'anno telefonicamente allo Skype. Parliamo del Federico Olandese Volante, un personaggio simpaticissimo che spero di rincontrare quest'estate durante il Battiti Live di Radio Norma. Per quanto mi riguarda, è davvero tutto. Marco Ferrante TV vi saluta, vi auguro una buona notte e vi appuntamento al prossimo video. Ciao! E grazie a Berrino per questi grandi tesori che ci hanno regalato.